Ciao a tutti da Fabio e un benvenuti al videocorso Disegno in 3D gratis. Questa è la prima video lezione che iniziamo proprio oggi. Comunque potete già dare un'occhiata al tutorial scritto andando al sito disegnaintredigratis.blogspot.it. Se avete già visitato questo sito avrete notato il primo post che informava su come installare Blender. Beh, è molto semplice, basta andare sul sito www.blender.org, andate nella pagina Download Blender, qui trovate le varie versioni a seconda del vostro sistema operativo, installate ciò che più vi aggrada. Nel mio caso è Linux, scegliete uno dei vari siti e qua avete modo di quindi scaricare nel vostro computer il file zippato che andrete a decomprimere. Bene, una volta scaricato lo potete decomprimere dove volete. Blender ha il vantaggio che può già essere funzionale fin dall'inizio, non ha bisogno di installazione né su Windows, né su Linux, né su Mac. Per capire le capacità di Blender, di quello che si può arrivare a fare con questo programma, che è un programma professionale, potete dare un'occhiata al Features and Gallery, Art Gallery, sempre sul sito di Blender. Qui trovate le immagini di quello che alcuni artisti hanno fatto. Potrete notare che molti sono di natura o comunque organici, altri invece sono più tecnici, come prodotti, oggetti o scene di architettura. Viene molto utilizzato anche come programma per animazioni, tant'è vero che sono stati prodotti anche alcuni film con Blender, e altri, data la sua caratteristica di essere anche un programma che può implementare giochi 3D, hanno creato dei giochi che possono essere poi scaricati e giocati tramite Blender o anche tramite compilazione con qualsiasi altro computer. Bene, iniziamo dal nostro Blender, eccolo qui. Ricordiamo disegnaintredigratis.blogspot.it per andare a leggere il tutorial. Ok, scegliamo la scena di default che è questa qui. Appena aperto vi troverete questa pagina. Per muoversi nello spazio è fondamentale avere un mouse con il classico tasto destro e sinistro e la rotellina che fa da terzo tasto. La rotellina, se vedete, serve per zoomare. In questo caso abbiamo una scena base, abbiamo una luce che possiamo spostare tramite il tasto G, premendo G, grab sta per significare, e il cubo qui centrale, anche questo con il tasto G lo potete muovere. Capiremo più avanti come si può scalare, ridurre, dimensionare diversamente. Questa è una camera, una videocamera, che è quella che ci permette di vedere il cubo in funzione prospettica o anche ortogonale, dipende da quello che si va a fare. Questo cerchietto qui invece è il cursore 3D, che sarà fondamentale per compiere determinate operazioni che vedremo più avanti magari. Iniziamo col costruire il nostro oggetto. Come primo tutorial ho scelto una cosa molto semplice, si tratta di una sedia. Come possiamo utilizzare già il cubo che c'è qui? Beh, bene, premiamo il tasto N e troviamo qui una barra che si apre sulla destra, la barra Transform. Se andiamo a leggere Dimensions, queste sono dimensioni espresse in metri del cubo. Questo è troppo grande, chiaramente andremo a ridurlo, quindi 0.45 come larghezza, 0.45 come lunghezza, 0.05 come altezza. Se premete il tasto della rotellina avete modo di fare un cambiamento di visuale. Ecco, lo vediamo in 3D, quindi questo è il nostro sedile, la prima cosa che farà parte della nostra sedia. Se premete il tasto T vedete anche un'altra serie di pulsanti, gli Object Tools, anche questi saranno fondamentali per modificare il nostro oggetto, la nostra sedia, e comunque
per lavorare con Blender. Un'altra cosa da tenere presente è che è fondamentale avere anche il tastierino numerico, perché la visuale delle varie viste sono proprio nei numeri, come shortcut, come abbreviazioni. Il numero 7 è una visuale dall'alto, per esempio, l'1 una visuale frontale, il 3 una visuale invece laterale, il 5 può essere una visuale sia prospettica che ortogonale, basta premerlo per avere le due cose. Torniamo al nostro oggettino, cambiamo la prospettiva, magari nascondiamo la camera col pulsante H, ecco qui, che non ci disturba più. Ripremiamo T per nascondere la barra, possiamo allargare la finestra 3D, che è quella principale qui, basta tirare il bordo, l'estremità delle altre due schede per allargarlo, e scegliamo anche la modalità wireframe premendo il pulsante Z, ecco che vediamo trasparente il prodotto nostro, se volete. Con il pulsante Viewport Shading si può scegliere anche come visualizzare gli oggetti solid, wireframe. A noi serve vedere così wireframe perché abbiamo anche altre cose da inserire. Con il tasto destro del mouse avrete modo anche di selezionare l'oggetto o gli oggetti quando ce ne saranno più di uno. È il momento di aggiungere qualcos'altro. Adesso abbiamo il sedile, possiamo metterci le gambe. Quindi da Add, che troviamo qua in alto, scegliamo Mesh. Mesh è un termine chiaramente inglese, sta a significare maglia a rete, perché gli oggetti complessi a volte lo vediamo meglio se mettiamo in Edit Mode, sembra proprio un qualcosa di reticolare. Noi lo chiamiamo in italiano solido 3D. Bene, allora, Add Mesh, aggiungiamo un cubo, eccolo qui. Anche questo è enorme, come di default escono, dimensioni, le cambiamo, faremo una gamba da 5 cm per 5 di dimensioni e alta 40 cm, quindi sull'asse X scriviamo 0,5, asse Y punto 0,5, Z che è l'altezza punto 40. Ecco, questa è la nostra gamba, richiudiamo. Possiamo spostarla ottenendo premuto il pulsante destro del mouse e confermando con il sinistro, o sempre col tasto G, è indifferente. Adesso dobbiamo agganciare questa gamba al sedile. Come facciamo? Usiamo una funzione fondamentale di Blender, che è quella dello snap. Qui trovate nella barra dei menu una forma che è una calamita. Premendo questa avete modo di utilizzare le funzioni per agganciarlo come un magnete al sedile. Dobbiamo cambiare anche però tipologia di aggancio. Se premete la barra a fianco vedrete volume, faccia, i bordi o i punti o incremento. Noi utilizziamo i vertex per andare meglio. Di solito io non utilizzo di default questo qui, lo tengo chiuso, perché premendo il tasto G e CTRL subito dopo andrete ad agganciarlo molto bene, senza bisogno di avere già la funzione magnetica sempre attaccata. Quindi G, CTRL, troviamo che non si aggancia molto bene, quindi dobbiamo zoomare un pochettino finché capiamo e facciamo capire al nostro Blender dove dobbiamo attaccarlo. Non è così, non ancora, devo premere neanche così, fate un po' di esperimenti, eccolo qua, adesso si è agganciato. Bene, di gambe ce ne sono 4 in una serie, pertanto dobbiamo duplicare questa gamba. Come si duplica? Beh, allora premete il tasto T, vedete qui, Duplicate Objects, con questo si può duplicare. Leggete qua nella descrizione che compare quando fate passare il mouse sopra il tasto Shortcut Shift D. Quindi premendo Shift e D otteniamo la stessa cosa. Eccolo qui, per esempio abbiamo duplicato semplicemente premendo i tasti Shift e D. Questa combinazione è una cosa molto usata dagli utenti Blender, in quanto serve per aumentare la produttività, quindi essere molto più veloci a comporre le cose. Bene, andiamo anche in questo caso a snappare
la nostra gamba, cerchiamo di andare il più vicino possibile, magari zoomiamo per avere più precisione. Ecco, questa è agganciata anche questa. Duplichiamo di nuovo, Shift D, e andiamo a agganciarlo nella parte opposta. Ancora una gamba. G, CTRL, non mi ha preso il punto giusto, zoom ancora un po', eccolo qua, fatto. La parte sotto è pronta. Ci aggiungiamo anche uno schienale e dopo la nostra sedia sarà pronta. Quindi, di nuovo, Add Mesh Cube, ecco il nostro cubo gigantesco, tasto N, cerchiamo la parte Dimensions, quindi le dimensioni, in questo caso diamo larghezza, .45, altezza, facciamo 40 cm, profondità, .05. Eccola qui, questa è il nostro schienale. Possiamo rovesciarlo di 90 gradi sull'asse X. Se guardate qui la barra sotto con le tre linee rossa, verde e blu, sono gli assi di riferimento. L'asse X, per esempio, possiamo ruotare lo schienale di 90 gradi, R90X, e questa è la posizione dopo che andremo a mettere lo schienale. Snappiamo GCTRL, non va, eccolo qui. Bene, ecco qua la nostra sedia. È una cosa molto semplice, comunque sarà un oggetto di base che avremo modo di modificare e farlo sembrare più verosimile. Intanto, come primo disegno, direi che è già più che sufficiente. In fin dei conti, questo è un corso base, quindi per persone che non hanno esperienza di disegno, o alcuno, o comunque molto limitato. Solo che adesso vedete abbiamo tanti cubi messi assieme, però non sono fusi in un oggetto unico. Allora, li selezioniamo tutti, premiamo il tasto B, qui ci compare un quadretto, tirando con il tasto del mouse sinistro selezioniamo tutto quanto. Vogliamo fonderli in un unico oggetto. Il tasto Join, che troviamo nella barra Object Tools, è proprio quello che fa nel nostro caso. Premiamo e adesso avremo un oggetto unico. Se lo muoviamo, si muove unicamente. Benissimo. Sarà il caso di dargli anche un nome. Allora, togliamo quella parola lì, premiamo N e questa è la barra Transform, facciamo scorrere, troviamo Item, l'oggetto cube.005 non è un buon nome, gli diamo il nome sedia. Se notate nel riquadro in alto a destra, che si chiama Outliner, qui compare la sedia, la nostra sedia. Questa schermata qui è molto importante quando ci sono scene complesse, e qui abbiamo quindi una lista di tutto quello che compone questa scena. Adesso è molto semplice, la lampadina, la videocamera, la sedia e basta. E sotto, nella barra con varie linguette, scegliamo questa del cubo giallo, che è la linguetta Object. Qui comparirà il nome sedia, quindi ok, siamo a posto, il nostro primo oggetto l'abbiamo preparato, possiamo anche salvarlo da File, Save As, e lo andate a salvare dove meglio credete. Magari vi create una cartella apposita e andate a salvare tutti gli oggetti che andremo a creare nel nostro corso Disegna in 3D gratis. Benissimo, con ciò direi che è tutto, il nostro primo appuntamento si conclude qui, al prossimo video tutorial, ciao a tutti da Fabio, bye bye!